di nuovo l'amministrazione comunale che ci dà questa opportunità e questo grande riconoscimento, perché è dovuto a un impegno generale, in primis dal settore tecnico, dai ragazzi, dico ragazzi perché per me possono essere tutti quasi nipoti o figli, e dopo a tutti coloro che stanno vicino alla squadra. Naturalmente un saluto lo voglio mandare anche agli amici di Casrue, che proprio stamattina mi hanno detto. Agli amici di Casrue, con i quali io ci parlai proprio dopo la tragedia, mi hanno risposto oggi e loro gradirebbero proprio organizzare qui a Pisa, perché in effetti dopo è morto qua in Toscana, Mattias Hauser, un supporter nostro. Io dovrò confrontarmi con i miei per vedere di poterlo organizzare anche in base agli impegni che già noi abbiamo preso per il prossimo anno. Se c'è questa possibilità io sarei molto molto felice per poterlo fare, e penso anche di interpretare un po' la volontà di tutti, tifosi in primis. Il sindaco ha ringraziato veramente tutti, io mi devo solo associare a lui. L'impegno della società continuerà, perché le sinergie che quest'anno forse sono mancate per il prossimo anno penso che non manchi. Un po' di diffidenza all'inizio c'è stata indubbiamente, ma conoscendo la città io penso che risponderà alla grande, perché tutti siamo consci che anche la seconda divisione della Lega Pro a Pisa non calza troppo bene. Io ringrazio proprio tutti, dal primo all'ultimo dei ragazzi, ringrazio anche chi ha iniziato questa avventura con me e con Camilli, dopo abbiamo proseguito in due. Abbiamo fatto molta strada grazie ai risultati che sono venuti dal campo, quindi è giusto che oggi l'amministrazione sia comunale che provinciale vi premi tutti. Io vi faccio un grosso abbraccio, vi dico che il campionato non è ancora finito, vi dico che a Pisa penso quest'anno, visto che siamo andati bene fino ad oggi, manchi un qualcosa, e voi lo dovete conquistare, e io voglio una vostra promessa, dopo mi dovete dire sì, è quello di vincere la Scudetto. Voglio sentire il vostro sì per l'impegno, va bene? Bene, a questo punto io passo la parola a chi mi seguirà in questi interventi. Non devo dire altro perché il sindaco ha già detto tutto e di più. Grazie.